Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò, sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture?» Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Continuiamo l'esperienza del risorto e siamo a tavola questa volta, sì, perché tutto si concluderà intorno a un tavolo. L'apparizione a due amici che sulla strada di Emmaus camminano in modo desolati, e lì appare il Signore risorto. Vogliamo leggere questo Vangelo che non è Giovanni ma è Luca capitolo 24. Ed ecco, in quello stesso giorno, quindi il giorno dell'apparizione, il giorno della nuova creazione, due discepoli, non si dice il nome, camminano verso un villaggio di nome Emmaus. Emmaus era conosciuta come cittadina perché era il luogo dove il Giuda il Maccabeo si scontrerà contro i nemici di Israele e lì sconfiggerà i nemici di Israele. Quindi cosa fanno questi due apostoli, questi due discepoli? Tornano verso il luogo dove loro immaginavano che ci fosse una vittoria, cioè Gesù per loro doveva essere il vincitore, il liberatore, colui che portava la vittoria. E questa vittoria invece non si era vista, anzi, tornavano con una grande delusione in cuore, una sconfitta. Discutevano insieme e Gesù in presenza si avvicina e cammina con loro. Ecco, nel momento della massima delusione,
nel momento della massima sconfitta, Gesù cammina, sta con chi vive anche l'amarezza e la delusione. I loro occhi erano impediti a riconoscerlo, erano proprio impediti perché i loro occhi erano pieni di un'attesa di un altro Messia, il Messia liberatore, il Messia che con le armi avrebbe portato la liberazione da Roma, dai Romani. E disse Gesù: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? E loro pensavano alla gloria, pensavano a un potere, e questo discorso era in contraddizione completa con quello che invece il Figlio di Dio, Gesù, il Messia, era venuto a portare. Ed ecco il dialogo, di questi sappiamo il nome di uno di loro, Cleopa, che è l'abbreviazione di Cleopatros, cioè colui che vive della gloria. Ebbene, quest'uomo, anche lui che attendeva il grande vincitore, è lui che parla. Solo tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai ciò che è accaduto in questi giorni? Non conosci quello che è accaduto? Che colui in cui avevamo posto tutte le nostre attese è stato purtroppo ucciso? Sapete, questi due uomini quasi quasi vivono con questo atteggiamento. Se fosse veramente morto e basta, sai, muore un Messia, se ne fa un altro. Quanti altri prima di lui avevano tentato, si erano ripresentati come veri Messia, ad esempio Giuda il Galileo, ad esempio Taudea, cioè erano tutte figure messianiche che nascevano, creavano un discepolato armato e poi venivano sconfitti. Questi grandi sogni venivano finiti in un bagno di sangue. Ma a questo punto vengono a sapere che, e raccontano questi due, che non solo questo è morto, ma delle donne, immaginate, nella cultura orientale non erano credibili, ma non erano credibili perché non avevano nessuna attendibilità anche giuridica, in tribunale, eccetera. Quindi le donne non potevano raccontare o narrare un evento così importante. Ebbene, queste donne raccontano, alcune delle nostre, che lui sarebbe ancora vivo. E tutto questo scombina. Ma come? Se è vivo, perché non siamo stati liberati? Se fosse stato solo morto, ma addirittura ci viene detto che è ancora vivo. Noi questa vittoria non l'abbiamo vista. Se è vivo, doveva sconfiggere questi nemici, gli romani. Allora disse loro, ed ecco qui l'intervento di Gesù: stolti e tardi di cuore, come dire, testardi, siete proprio ancora testardi, non avete capito? Prendiamo mano alla scrittura. Ed ecco che Gesù, interessante il verbo viene usato da Gesù, dice: spiego loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Non bisognava che il Cristo doveva soffrire, interessante, non bisognava e doveva, cioè lui è venuto a compiere fino in fondo la volontà del Padre, ha obbedito qualcuno, ha obbedito al Padre. Ebbene, spiego loro, anche qua interessante, Gesù fa l'interpretazione dei testi, non prende un testo e lo riporta tout court, ma interpreta, rilegge, mette insieme, ha una visione che è non solo particolare, ma è totale, è globale, cioè cerca il filo rosso della storia della salvezza. E quando sono vicini a un villaggio, quando si parla di villaggio nella parola di Dio, soprattutto nel Nuovo Testamento, si fa riferimento a un gruppo che è in contrasto con Gesù, cioè il luogo della chiusura al villaggio, è il luogo dove la tradizione vince, dove il passato viene riconfermato. Ebbene, quando sono vicino a un villaggio, egli fece come se dovesse andare più lontano, non vuole tornare al passato, vuole andare al presente e al futuro Gesù. Ma insistettero: fermati anche tu a mangiare, vieni qui, sediti in questa osteria, ferma qua e mangia, fa cena con noi. Resta con noi perché si fa sera e il giorno ormai è al tramonto. E quando fu a tavola prese il pane, lo spezzò. E qui le parole che vengono riportate dal Vangelo, il pane e il vino, non sono altro che le parole dell'ultima cena. Solo allora, ed ecco qui, mentre prende il pane, reca la benedizione, lo spezza, lo diede a loro, allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Interessante, quegli occhi che non vedevano
al vedere l'ultima cena, a vedere il dono di sé che fa Gesù, proprio quel momento riconoscono che è Lui, colui che è vivo, è colui che è venuto a salvare, a dare la vita. Ma egli sparì, il verbo non sarebbe sparire, in ebraico il termine è si rende invisibile, interessante, e allora è presente, ma non è visibile. Ci vogliono occhi capaci di vedere, anche se non vedono, anche se non colgono la presenza. C'è una nuova presenza del Cristo, è quella che si vede nella spezzare il pane, cioè nell'Eucaristia e in quel pane spezzato dato ai fratelli. Ecco che solo allora gli occhi si aprono. È interessante cosa chiede Gesù ai discepoli che fanno esperienza del risorto, imparare a riconoscerlo nello spezzare il pane, cioè la sua presenza continua laddove si fa Eucaristia, laddove si accoglie Lui che dona la vita e questa vita viene ridonata ai fratelli. Allora capite, fratelli, che il risorto è presente, chiede occhi perché l'umanità possa rivederlo presente, laddove si spezza il pane e dove i fratelli insieme sanno essere attenti a donare il pane, che è la loro vita, agli altri, soprattutto ai più bisognosi. Buona Pasqua ancora a tutti, buon tempo pasquale e spezziamo il pane con ogni fratello perché Gesù è in mezzo a noi. Thank you.